Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del nostro Rubeus Hagrid e del funzionamento della sua bacchetta. Come detto in precedenza, ci concentreremo su un aspetto peculiare del carattere di Hagrid, ovvero la sua bacchetta, o la sua mancanza. Se non l'avete mai notato prima, infatti, cosa di cui sono abbastanza sicuro sia impossibile, Hagrid non possiede una bacchetta tradizionale. Ma per effettuare i suoi incantesimi possiede un ombrello. Gli ombrelli hanno ovviamente la funzione che tutti conosciamo, ma Hagrid sembra essere in grado di fare qualcosa in più con il suo ombrello. E quindi quello che voglio vedere oggi è: perché Hagrid possiede un ombrello al posto della bacchetta? Come funziona? Prima di tutto, per capire il perché, bisogna tornare ai giorni di scuola di Hagrid. Hagrid ha iniziato a frequentare Hogwarts nel 1940, iniziando solo 2 anni dopo lo stesso Voldemort. Era un mago promettente, ma aveva l'abitudine di mettersi nei guai. Guai che quasi sempre derivano o riguardavano le sue creature magiche. E si dà il caso che Hagrid frequentasse la scuola in un periodo folle. Infatti, il basilisco di Serpeverde era stato liberato e stava pietrificando gli studenti. E purtroppo per lui, a causa della sua affinità con le creature magiche, fu incastrato dopo che si scatenò la caccia al colpevole e venne quindi espulso da Hogwarts. E con l'espulsione non gli fu più permesso di praticare la magia e la sua bacchetta fu spezzata. L'unica cosa buona è che Silente lo difese, procurandogli un posto come guardiacaccia della scuola. Ma Hagrid non ha lasciato che tutto questo lo fermasse, ed è per questo che si è ritrovato con un ombrello magico che gli ha permesso di esercitare la magia come ha sempre fatto, o almeno quasi tutta la stessa magia. Quindi adesso vediamo come funziona. In sostanza, l'ombrello di Hagrid è stato costruito usando i pezzi della sua bacchetta rotta. Sono stati nascosti all'interno per non attirare l'attenzione. Infatti, sembra un semplice ombrello e passa inosservato. Una cosa però che ci si potrebbe chiedere è come l'ombrello di Hagrid sia così efficace. Storicamente, quando una bacchetta è rotta, diventa effettivamente inaffidabile e inutile. Quindi cosa rende l'ombrello di Hagrid così diverso e speciale in un certo modo? Il fatto è che la sua bacchetta sarà anche stata ricostruita con tanti piccoli pezzi, ma è stata riparata meglio di tutti gli altri. Anche Harry e Ron hanno provato a aggiustare la propria bacchetta, senza riuscirci. E la bacchetta di Hagrid era incorporata nel manico del suo ombrello, sostenuta da una stecca, e quindi è ragionevole pensare che la buona fattura possa contribuire alle capacità della bacchetta. E l'ultima cosa da considerare è che le bacchette sono senzienti, e che le relazioni che le bacchette formano con i maghi sono forti. Quindi potrebbe essere che la bacchetta di Hagrid avesse un'affinità particolare con il mezzo gigante, ed è per questo quindi che ha finito per funzionare meglio di quanto avesse dovuto. Voi ci avevate mai pensato a questo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo, grazie a tutti per l'ascolto.